Presidente Ivano Tira, insomma, è stata una mattinata impegnativa per rendere il manto della Tardini, come vediamo vagamente nelle nostre immagini, adatto alle partite di football americano. Vabbè, partiamo subito con quella che è la preoccupazione dei tifosi del Parma, che possa esserci questo bel manto visto che ci è stato regalato. Lei garantisce in prima persona che così come l'avete trovato? Sì, garantisco. Storicamente non siamo uno sport che rovina i campi in maniera terribile. E in più speriamo che non ci sia pioggia né niente, che voglio dire, evitiamo anche quel pericolo di campo pesante. Direi che insomma lo rovineremo il giusto, poco più di una partita di calcio, forse neanche. E poco meno di una partita di rugby. Molto meno di una partita di rugby, perché meno. Non essendoci le mischie, non essendoci lo stazionamento, molto meno direi. Invece il pericolo maggiore quale potrebbe essere? Non credo, non vedo altre problematiche, ripeto, a meno che non piova davvero in maniera terribile, che allora vabbè, sarebbe un problema in generale peso per qualsiasi sport, però non vedo problemi. Tra Pantere e Jaguari chi è che corre più veloce? Speriamo le Pantere, perché se con la fatica che abbiamo fatto oggi dobbiamo correre più veloci noi per forza. No, è una partita importante, noi se vinciamo siamo matematicamente ai playoff, quindi è una partita che dobbiamo vincere per forza. Certo, così potete allungare la vostra serie di successi, perché ricordiamo insomma che siete reduci da 4-5 scudetti, quanti sono? Per 4 scudetti, l'anno scorso abbiamo perso la finale, l'ultimo secondo. Via. Sì, insomma, cerchiamo di continuare, poi insomma, siamo in uno scenario per noi fantastico, insolito, quindi insomma cerchiamo di far bella figura. Tra l'altro proprio è anche un, se vogliamo, un avvenimento storico, perché sport differenti dal calcio qui al Tardini mancavano da decenni, adesso non, con precisione non mi ricordo neanche qual è stato l'ultimo, negli anni 50 d'accordo che era il campo del rugby, però forse c'è stato qualcosa anche negli anni 90, se non ricordo male qualche... Ma noi nell'81 giocavamo una partita, in realtà la prima partita la giocavamo qui. Dai? Sì. Ah, quindi un ritorno. Un amichevole peraltro, perché la squadra era appena nata. Quindi insomma un ritorno dopo molti anni. No, beh, secondo me è una bella cosa, un segnale molto positivo per la città, visto quello, voglio dire, tutte le cose negative che si sono abbattute sulla città, la sua comunità a livello sportivo. Quindi credo che sia una bella cosa, credo che insomma ci sia stato l'impegno di tutti. E questo è bello per uno sport comunque considerato minore, anche se io odio la parola minore, per tutti gli sport in generale. È stato un bel aiuto da parte di Parmacaccio, il comune, dell'RA soprattutto, insomma, secondo me tutti hanno dato una mano e questo è un segnale più che positivo. Anche dell'RA? Sì, l'RA ha contribuito in maniera determinante a questa cosa, sicuramente. Ho capito. E spieghiamo un po', visto che siamo dei neofiti che non ne sappiamo niente, allora tutte queste belle righe che sono spuntate quasi come i funghi, adesso qua non ce ne sono qua vicino, però visto che sono sorti molti funghi, speriamo non eccessivamente allucinogeni, e, allora spieghiamo le variazioni rispetto a una classica partita di calcio, sia per quanto riguarda le righe, sia per quanto riguarda le porte, che sono leggermente diverse rispetto a quelle di calcio, anche se vedo che insomma sono sostanzialmente state mantenute, no? Sì, c'è stato un prolungamento, in realtà le porte da football sarebbero il classico come si può dire, imbuto, dove è fatto in una maniera particolare, qui vengono utilizzati questi supporti supplementari per evitare insomma di fare cambi o danni ulteriori. Le righe sono segnate le yard, il nostro è un gioco in cui si bisogna conquistare il terreno, quindi bisogna conquistare yard su yard per arrivare dall'altra parte. È segnato la partita dalla zona ogni 5 yard fino dalla parte opposta, e quindi diciamo che è abbastanza complicato come gioco, ma poi in realtà lo scopo è andare dalla parte opposta del campo. Ho capito. E poi doveva essere annumerato, invece non l'avete numerato? Ma non l'abbiamo numerato perché intanto per insomma evitare ancora magari un lavoro maggiore dopo alle persone che devono ripristinare il campo per poi la partita del Parma, quindi e anche perché insomma questa la giochiamo qui, non sappiamo ancora cosa saranno le prossime, quindi è inutile, voglio dire, installare la fabbrica del Duomo per una partita, insomma saranno comunque segnalate le 10-20 yard, ci sono i cuscini apposta, quindi non sarà un problema per riconoscere su che yard saremo. Il fatto che il presidente stesso si sia dato da fare insomma, è importante, adesso non ricordo se a suo tempo il presidente del Parma, vabbè, polemiche inutili, si sta bene. Esatto. Ma in quanti eravate oggi per queste operazioni? Eravamo in 5 o 6 più 3 o 4 ragazzi
del Parma che ci hanno dato una mano, una grossa mano, quindi insomma ci abbiamo messo un po', ma a dire la verità insomma abbiamo anche un po' goduto dell'ambiente. Poi qua lo dico, quello nego, abbiamo fatto anche un paio di tiri a pallone. Ah sì, l'avete quando fatto? Mai ci ricapiterà? No, in effetti non potevo mica non segnare ancora almeno la partita. Una partita al Tardini ci voleva. E a proposito di curva, insomma, c'è anche questa convenzione che avete fatto con il Parma Calcio per cui gli abbonati possono venire ad assistere alla partita, vero? Sì, speriamo che sia una bella giornata, visto che il Parma gioca lunedì sera. Se domani è una giornata, come dire, in cui oltre a fare una passeggiata si passa di qui, gli abbonati del Parma possono tranquillamente venire, avranno l'accesso gratuito. Speriamo di avere tanti neofiti, che sia una bella giornata, che si divertano insomma. E prossimo appuntamento per la fase finale quindi o ci sarà qualcosa? Noi abbiamo una partita ancora, abbiamo ancora due partite in casa, una il 17 maggio e una il 31. Sì. E che vedremo dove giocheremo, quindi poi da giugno cominceranno le fasi finali. E con Lecchio com'è andata? Con Lecchio è andata molto bene, ovvio che loro sono stati molto gentili, è ovvio che se questo è sovradimensionato per noi, là è un po' sottodimensionato. Ci vorrebbe una equa via di mezzo. C'è sempre stato. Sì, però, ok, il 25 insomma, aprile sì, ancora. Vabbè, però insomma, no, evitiamo, per carità, era una battuta. Siamo va bene. E, no, niente, insomma, domani apriremo solo la parte di tribuna centrale, quindi insomma, credo che anche lo scopo di tenere comunque tutti uniti gli spettatori per evitare che si disperdano, sennò veramente magari facciamo 1500 persone e sembra che non ci sia nessuno, chiaramente. Cioè, beh, vabbè, insomma, una struttura simile diventa è così. Perfetto, grazie Presidente, allora grazie a voi. Ci vediamo domani, vi aspettiamo, in bocca al lupo, grazie.